Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di alcune cose che forse ancora non sapete del nostro caro amato Fortnite. Parleremo ragazzi di easter eggs nascoste nel gioco, posti segreti ragazzi e veramente tante curiosità che forse a molti di voi sono sfuggite, ma che lo Xuderone ovviamente non dimentica di portarvi. Vi lancio anche un minigame, ragazzi, mi raccomando, giocate insieme a me. Ecco viste qua, ragazzi, le classifiche. Se saprete rispondere alla maggior parte dei quiz che vi propongo, se conoscete la maggior parte delle location e delle cose che vi faccio vedere, calcolate il vostro punteggio, mi piacerebbe saperlo qua sotto nei commenti. Ma ragazzi, qua fretta non ce n'è, ma dobbiamo comunque darci da fare, quindi passiamo subito ragazzi alla prima cosa incredibile. Ragazzi, questa è una curiosità veramente molto interessante che si trova nella Flush Factory, in poche parole ragazzi il laboratorio della latrina. Forse non lo sapete, ma rompendo il cesso gigante prendiamo 5 di pietra. 5 e già lì fa abbastanza ridere. Ma guardate ragazzi cosa succede se noi entriamo nel negozio dove ci sono gli altri cessi e andiamo nella parete dove hanno aggiunto quella che potrebbe essere una famiglia, papà, mamma e i due bambini. Guardate se rompiamo le tazze del cesso. Ragazzi, 27 di pietra, 25 di pietra per spaccare con 4 colpi questi quadri. Io sinceramente non ci credevo quando li ho spaccati la prima volta. Tra l'altro ragazzi, fabbrica della latrina, veramente interessante anche per quello che riguarda la posizione. C'è vicino un idolo e ci sono dietro un sacco di bancali, alberi, pietra che possiamo recuperare. Insomma ragazzi, una discesa assolutamente tattica se vogliamo incominciare la nostra partita con un bel po' di materiali e soprattutto un bel po' di loot. Ma passiamo avanti ragazzi, andiamo a vedere insieme la seconda curiosità che c'è su Fortnite. Questa ragazzi è un pochettino più particolare perché dobbiamo recarci al nostro sito di discesa dove c'è un sacco di fight. Ovviamente sto parlando di pinnacoli pendenti ragazzi. Forse non lo sapete, ma a pinnacoli si nasconde un easter egg che richiama un sacco Save the World. E infatti ragazzi, tantissimi sono i richiami che ci sono nel nostro Fortnite appunto riguardante Save the World dal Battle Royale. Questo è abbastanza interessante. Adesso vi faccio vedere. Forse non avete mai visto che se noi ci avviciniamo al tir, quello che c'è qua appunto a pinnacoli, quello che ha il rimorchio aperto, e andiamo a guardare i paraspruzzi, guardate un po' ragazzi, questi sono gli abietti di Save the World. Quindi un richiamo interessantissimo alla modalità Battle Royale. Come vedete c'è il simbolo di divieto, sulla testa degli abietti. E tra l'altro non è l'unico richiamo che c'è su Save the World. Anche la chitarra della nostra rocchettara, del nostro accordo potente, è esattamente uguale alla chitarra di Lars nella missione Save the World. Cambia solamente il colore, ma è ovviamente quella. Quindi ragazzi, intanto se fino a qua il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollicione in su ragazzi e ad iscrivervi al canale. Ma andiamo avanti con una delle cose più interessanti. Secondo me sto parlando ragazzi di uno spot super segreto, una location interessantissima che si trova qua nei nuovi magazzini. Guardate, spaccando la legna tra i magazzini, guardate ragazzi, c'è una fessura dove noi ci possiamo tranquillamente mettere, richiudere sopra con i pavimenti e siamo assolutamente invisibili ragazzi, nessuno ci verrà mai a prendere qui. Noi possiamo tranquillamente rompere il muro e, come state vedendo appunto, ritornare a fightare nei magazzini facendo anche addirittura il giro. Ma non è l'unica location nascosta, guardate ragazzi, guardate qui che assurdità, noi possiamo andare sotto
e già siamo imboscati, ma se spacchiamo questo muro e lo rimpiazziamo al volo, prot, siamo super nascosti. Possiamo di nuovo spaccare invece il muro sulla destra per rientrare sempre nei magazzini e tra l'altro trovare qua dove vedete questi vicoli ciechi spesso e volentieri del loot. Ma ragazzi, andando avanti, se passiamo anche dalla parte opposta di magazzini, guardate, c'è sempre un loot molto simile al primo, a quello che vi ho fatto vedere all'inizio, divertentissimo ad esempio se volessimo utilizzarlo in parco giochi. Noi giochiamo una partita qua, ci imboschiamo dove vi ho fatto vedere nella fessura e picciurimerlo che la gente ci trova. Guardate, è assurdo, noi spacchiamo quest'asse di legno, spacchiamo anche questa, prot, e scendiamo barricandoci senza problemi nella fenditura. Invisibili e assolutamente allucinante, ragazzi. Ma si va avanti, ragazzi, si va avanti, perché qua, ragazzi, voglio parlare invece con voi di un segreto relativo alla skin, una delle skin più ambite nel gioco. Sto parlando ovviamente, ragazzi, della skin del Renegade Raider. Forse voi, ragazzi, vorreste avere la Renegade Raider, anche a me piacerebbe tantissimo ottenerla, come vi avevo già anticipato in un mio video precedente, sarà molto molto difficile che la skin torni ad essere presente nei nostri Fortnite, ma forse, ragazzi, non sapete che la skin Renegade Raider fa parte del set del nostro signore della ruggine, il set avvoltoio della tempesta, così come ne fa parte il backpack secchio di ruggine, quello che ci diedero parecchi mesi fa in quel fatidico giorno dove i server di Fortnite rimasero offline per qualcosa come tipo 7 e oppure 8 ore, non ricordo, comunque tantissimo, ragazzi. Ricordo che Epic Games non sapeva bene cosa fare, quindi in preda al panico il giorno dopo ci hanno regalato un nuovo backpack, quello che vi sto facendo vedere in questo momento, che fa parte del set avvoltoio della tempesta. Ma ragazzi, insieme a questa skin e a questo backpack, anche il deltaplano Rusty Rider fa parte del set avvoltoio della tempesta. Quindi molto curiosa questa nozione dedicata al Renegade Raider. Ovviamente tutti noi ci aspettiamo di trovarlo quanto prima nello shop. Ma è ancora finita, ragazzi, si va avanti di corsa, ragazzi, e parliamo di un altro spot interessantissimo, un altro nascondiglio veramente veramente molto particolare, che si trova invece nella come si dice, nella nuovissima location, quella che è stata creata nella terz'ultima settimana, se non ricordo male. Sto parlando ovviamente di Tempio Tomato, una location ancora avvolta nel mistero, non sappiamo quale sia il suo ruolo, se ci sarà nella season numero 6, ma per adesso, ragazzi, voglio farvi vedere una mega postazione segreta nascosta proprio qua. Fatemi atterrare e guardate, ragazzi, guardate bene, allucinante, allucinante, davanti ai nostri occhi. Io non la sapevo finché non l'ho vista. Dobbiamo raggiungere questa scala, la principale, e se spacchiamo, ragazzi, questa piattaforma, guardate, prot, possiamo tranquillamente richiuderla e abbiamo un'enorme casa base per poterci infrattare senza nessun problema, ragazzi. Assurdo, assurdo. Possiamo metterci una scala, coprirci di nuovo e uscire, se volessimo farlo, tranquillamente dalla scala frontale, in modo da poter attaccare i nemici. Incredibile, incredibile, ragazzi, quanto era grande quel nascondiglio segreto. Ma ci sono ancora delle curiosità, ragazzi, torniamo per vederle nei negozi nuovissimi di Dusty Divot, o come lo chiamiamo noi in Italia, Sprofondo Stantio. Si atterra, ragazzi, e se non lo sapete, questa è una bella curiosità, perché ci tengono molto quelli di Epic Games a tener viva ancora tutta la trama e la storia della season 4, quindi il meteorite che è caduto, fa sui casini, insomma, ragazzi, è
quindi, per chi ancora non lo sapesse, in questi magazzini, come state vedendo, ci sono dei cartelli che ci suggeriscono un percorso da compiere. Se noi lo seguiamo, infatti abbiamo anche passato in questo momento la minimappa, guardate, c'è lo shop dei ricordi. E quindi, ragazzi, il gift shop, come si chiamerebbe in inglese, in poche parole, in questo negozio, ragazzi, ci sono le magliette con il logo del nuovo bar e del nuovo negozio, che come vedete è una tazza gigante con un biscotto a forma di meteorite che viene pucciato nella tazza. Una curiosità molto molto divertente, molto molto particolare, che ci stava da dirvi. Ma siamo, ragazzi, arrivati con grande velocità all'ultimissimo segreto. Forse non lo sapete, ma qua Epic è fuori di testa. Se noi guardiamo il boost della battaglia, ragazzi, guardiamo la parabola, vediamo che è sul lato destro del bus. La stiamo vedendo in questo momento, è a destra. Se noi zoomiamo, ragazzi, invece il bus mentre è sulla mappa, guardate bene, ragazzi, la parabola è nel lato sinistro. Ma cosa cacchio, come è possibile? La parabola è nel lato sinistro e invece quando lo guardiamo è nel lato destro. Una cosa particolare che sono certo molti di voi non avranno notato. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!